Le inchieste mediatiche, gli arresti, le condanne del governo non fermano in Slovenia le ronde xenofobe sul confine a nord di Maribor di un gruppo paramilitare. Sono guidate da Andrei Sisko, ex candidato alle presidenziali del movimento extraparlamentare di estrema destra Slovenia Unita. L'unica soluzione qui è che impieghiamo truppe militari alla frontiera, dice un membro della milizia. È come se avessero aperto le porte delle prigioni dicendo prego uscite. Chi rimarrebbe dentro? Nessuno. Sono tutti arruolati su base volontaria. Dicono di essere costretti a svolgere questa missione per fermare l'invasione dei migranti perché la polizia non fa il suo lavoro. Qual è lo scopo? Dichiara Shishko. Lo scopo è addestrare questi volontari per difendere il loro paese in caso di bisogno e aiutare la polizia nel controllo dell'ordine pubblico, più specificamente in un momento di migrazioni di massa da paesi dell'Africa e dell'Asia, la maggior parte musulmani, per proteggere i nostri confini. Uno Stato che non è in grado di proteggere le sue frontiere non è sovrano. A luglio, la Slovenia, in accordo con l'Italia, aveva dato il via a un pattugliamento misto al confine, mentre l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini faceva infuriare le polemiche con l'ipotesi di un muro sul modello ungherese in Friuli-Venezia Giulia per bloccare gli ingressi clandestini. La palla ora passa al nuovo governo giallorosso.